Benvenuti a questo appuntamento quindicinale con Roberto Severini, consigliere comunale, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, con il quale ogni 15 e 30 del mese sul Faro Online affronteremo un po' i temi che riguardano ovviamente il nostro territorio. Ben arrivato. Grazie e buonasera a tutti. Allora, subito una cosa. La cronaca ci ha proposto alcuni episodi di Parco Leonardo, ragazzate, qualcosa anche di più di ragazzate, giovani un po' lasciati allo sbando. Mi ha colpito il fatto che tu, che sei un po' considerato a ragione il consigliere di riferimento del nord del territorio, sei stato l'unico, politico presente alla manifestazione indetta dai cittadini. Ecco, questo significa qualcosa, significa anche un cambio di passo nella tua ottica di gestione del territorio, di disponibilità verso il territorio? Beh, quando si è presidente di un'associazione territoriale, mi sembra giusto e doveroso combattere ed essere presente sulla località in cui fai associazionismo. Quando sei consigliere comunale, Angela, hai un impegno ben diverso che riguarda l'intero comune di Fiumicino e quando il territorio chiama, quindi quando la popolazione avverte un disagio o un problema, io vado ad ascoltare. Poi, anche se una noce dentro al sacco, ma sarò una noce. Che fa rumore. Ci proviamo, sì. Ecco, in questo episodio di Parco Leonardo è venuto fuori un tema che riguarda in realtà l'intera comunità, non solo Parco Leonardo, che è il tema dei giovani. I giovani spesso abbandonati a se stesso, l'educazione dei giovani. Si è detto anche che però questi giovani sul nostro territorio non hanno grandi punti di aggregazione, grandi punti di riferimento. Vogliamo entrare un po' un attimo in questo percorso? Perché tu hai fatto anche delle proposte. Sì, Angelo, allora, quello che mi ha incuriosito in questa situazione di Parco Leonardo è che oltre ai giovani si parlava di sicurezza e mi è venuto in mente un mio percorso di 10 anni fa quando ad Aranova avevamo un problema di sicurezza e con l'associazione avevamo sollevato verso i media questa nostra problematica al punto tale di fare una task force organizzata con polizie e carabinieri sul territorio per cercare di emarginare questo pericolo. Lì è emerso una cosa molto grave, che i cittadini non si sentono sicuri. Non si sentono sicuri, quindi lì il problema della sicurezza è un problema sentito, ma che riguarda i giovani, detto bene tu, quindi perché questo problema? Io credo che ogni tanto dobbiamo anche renderci conto che sì, i giovani vanno educati, gli va dato il giusto insegnamento e vanno controllati, quindi proprio sul controllo lì entra in merito anche il discorso del genitore, quindi le competenze di ogni genitore a verificare quello che fanno i propri figli. E da quanto sono venuto a conoscenza in quel posto, purtroppo lì ci sono ragazzi che provengono da molte località, non sono tutti di Infatti, Parco chiariamolo Leonardo. questo fatto, Sì. queste cose accadono a Parco Leonardo perché in realtà È un punto di è ritrovo. l'unica piazza che c'è, vera, perché Parco Leonardo con questi suoi grandi spazi, in parte pure abbandonati, diciamoci la verità, però diventa un punto d'aggregazione di ragazzi che vengono anche da fuori, vengono da Fiumicino, ma vengono anche da Da Roma, Roma, si sì. danno appuntamento lì e controllo è quello che è e sono lasciati un po' a se stessi. Mi hai dato uno spunto, Angelo, sul discorso relativo alle piazze, l'unica piazza Parco Leonardo. Ebbene sì, noi, questa è una battaglia che sto portando avanti da molto tempo. Io credo che al di fuori delle piazze, come punto di ritrovo proprio in sé per sé come piazza, noi dobbiamo costruire quelle che sono le piazze dei giovani. Le mie battaglie da tempo sono legate proprio alle aree verdi. Secondo me è l'unica grande risorsa che abbiamo a disposizione sul territorio comunale. Ogni località ha la propria area verde e se l'area verde la attrezziamo per i giovani, facendogli fare musica, sport, divertimento, quantomeno cerchiamo di distoglierli da quelli che sono pensieri diversi da questo. Cioè gli diamo l'occasione per mettere in moto magari, Per essere anche artefici di un per essere progetto. artefici di qualcosa che costruiscono anche Che lo loro. costruiscono E devo da dire zero. che l'idea delle aree verdi è ottima perché mentre una singola piazza poi gioco forza, localizza tutti i giovani da una parte, come sta accadendo a Parco Certo. Leonardo, usare le varie aree verdi del territorio, che ce n'ha tantissime, potrebbe essere effettivamente la soluzione per ogni singolo quartiere, per ogni singola Questo è un postazione. mio pensiero che sto approfondendo, sto studiando, ma basta girare un po' l'Italia, per non dire il mondo, e vedere che molte aree verdi sono state utilizzate proprio per
dare svago, dare modo di lavoro, anche lavoro ai giovani, Certo, perché perché vanno mantenute poi, no? vanno mantenute, vanno fatte le adozioni, ci sono cooperative costituite da giovani che hanno gestito le aree verdi e possono fare musica, possono fare sport, possono fare cultura, arte. Quindi, Certo. secondo me, aspettare le piazze in sé per sé, costruite come piazze cemento, significa aspettare troppo tempo, non ce lo possiamo Hai fatto permettere. qualche azione amministrativa in questo Ma senso? sì, abbiamo fatto delle varie richieste, abbiamo fatto anche delle mozioni in tal senso e devo dire la verità, forse agevolato anche dal fatto che quando le battaglie non sono ideologiche, trovi un riscontro anche nell'amministrazione comunale, devo dire che questo tipo di battaglia è sentita un po' da tutti, a quel punto che non è la mia battaglia, è la battaglia di noi consiglieri comunali e se siamo intelligenti e usiamo buon senso potrebbe essere un'ottima risposta che daremo alla città. Ok, allora adesso passiamo ad un altro argomento per rimanere nei 4-5 minuti che ci siamo dati come tempo per non esagerare della vostra pazienza, ma anche per dare modo di volta in volta di parlare di altre cose. Un aspetto che è più alto, se vogliamo, più grande, ma in realtà riguarda l'economia, riguarda i giovani, riguarda le singole famiglie che stanno sul territorio, è quello del turismo. Sì. Io affronterei un attimo questo tema, perché è un tema fondamentale per una città sul mare, una città direi enogastronomica come Fiumicino, però non ancora compiuto nella sua capacità di creare economia. Qual è Sì, la tua idea sul turismo? è un argomento un po' più complesso di quelle che sono le aree verdi dei giovani. Credo che Fiumicino abbia bisogno di un piano regolatore sviluppato proprio sul turismo, quindi un grande sviluppo della costa, strutture ricettive, alberghi. Non possiamo immaginare un turismo legato al villeggiante, ma neanche al villeggiante, ho usato un termine sbagliato, al viaggiatore. Fiumicino è un comune dove transitano milioni di persone, ma sono viaggiatori. Vengono, prendono l'aereo, al massimo si spostano un giorno, perché la città purtroppo non ha molte cose da offrirgli. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere a disposizione la nostra costa, sviluppando un grande Beh, in realtà non è che progetto. non le ha, non le fa vedere, Non le perché fa ha vedere. delle aree archeologiche di assoluto pregio, delle aree naturalistiche di assoluto pregio, penso all'Oasi del WWF, ma una delle tante. Ha dei castelli, ha la costa, ha la ristorazione. No, in realtà è una città che potrebbe dare tanto. Il problema è che da anni si dice che queste opportunità vanno messe a sistema. Ma questa parola non si concretizza mai. Mi hai corretta, hai fatto bene, ho usato un termine sbagliato e mi sono ricordato anche che in una commissione feci presente direttamente al sindaco che una delle proposte interessanti che noi possiamo fare come amministrazione è quella di mettere a conoscenza ciò che abbiamo. In che maniera? Il turismo passa attraverso l'aeroporto su Fiumicino. Certo. Intanto ho detto, iniziamo a fare un accordo con le compagnie aeree. E mettiamo sugli aerei un Deplian, un qualcosa che illustra quello che abbiamo noi sul nostro comune, perché già chi viene, che deve stare una giornata, apre, vede che c'è il porto di Claudio e Traiano, vede che ci sono delle cose carine in darsene, attività, perché non mettere un qualcosa mensile sugli aeroplani che attira il nostro turismo e quantomeno, anche se è solo di passaggio, quel turista resta quel giorno a Fiumicino. Soprattutto chi viene dall'estero, le sue minimo 3 ore di viaggio se le fa, ha il tempo di leggere e di vedere. Se vengono poi con voli intercontinentali, ha voglia a Sì. farsi un'idea che poi nel momento in cui arrivi va bene le prenotazioni, ma rimani 48 ore, 72, più che il mordi e Io immagino anche i ristoranti. fuggi. Sì. Noi abbiamo gli stabilimenti, i ristoranti, tutte queste strutture alberghiere, tutte carine, che sviluppano il massimo del lavoro in quei 2 o 3 mesi estivi. Non è più consentito questo. Noi dobbiamo sviluppare, dobbiamo fare in modo che un ristoratore abbia la possibilità di assumere un dipendente, non solo per 2 mesi e poi lo deve mandare a casa e magari chiamarlo il sabato e la domenica se è bel tempo per andare al ristorante. Noi dobbiamo fare in modo che questa città lavora 365 giorni l'anno, solo con uno sviluppo turistico lo possiamo fare. E le È sicuramente un proposte argomento complesso da sì. Ne affrontare, riparleremo ma magari nel momento in sicuramente, cui ci saranno degli sviluppi. degli sviluppi o singole proposte che farai. Comunque, insomma, questo è un nostro appuntamento insieme a Roberto Severini per intanto entrare un po' di più nei problemi, dare conto anche dell'attività di tipo amministrativo, perché poi un consigliere comunale, tu lo ricordi spesso,
è utile nel momento in cui propone qualcosa di amministrativo, mozioni, interrogazioni, question time, quello che può fare un consigliere comunale, sempre avendo poi come sponda però una maggioranza che deve dare Il risposte. consigliere comunale deve trasformare in atti amministrativi quello che il popolo chiede. Quando ti elegge, non ti elegge perché sei maggioranza o opposizione o perché ha un ideale, ti elegge perché devi rappresentarlo al meglio. Quello cercherò di fare.